Allora, buonasera a tutti, benvenuti a quello che è il primo di una serie di incontri organizzati da Lewis University Press con la libreria Saggi, dal titolo Black Mirror, piccole introduzioni sul futuro. Le piccole introduzioni sono la collana di libri che volevo presentarvi. Del futuro non so nulla, ma sicuramente dopo aver seguito questi incontri sapremo tutti qualcosa in più. Ogni volta vi porteremo un tema e degli autori che lo conoscono abbastanza bene da poter rispondere alle vostre domande sull'argomento. Cominciamo a parlare di videogame. Saluto e ringrazio Roberto Sempre Bene e Andrea Guglielmino. Ringrazio anche la libreria Saggi e Storm Nativa, che è qui, che ci ha portato Lantern, lo potete trovare. Vi auguro a tutti buona serata e buon divertimento. Siamo finito, no? Forse sono andato. Rinnovo i ringraziamenti, grazie per essere qui. Faccio una piccolissima presentazione. Io sono Andrea Guglielmino, sono un giornalista, mi occupo di cinema, in particolare per il portale Cinecittà News. Al giorno d'oggi parlare di intrattenimento visivo non può prescindere dal mescolare i vari media. Cominciamo già a parlare di media, visto che è uno dei punti essenziali del libro che presentiamo stasera. Qui accanto a me c'è l'autore del libro, Roberto Sempre Bene, che oltre ad essere un caro amico, io questo libro l'ho seguito fin dalle primissime fasi, insomma, mi ricordo le prime bozze, eccetera, quindi sono particolarmente contento di essere qui a presentarlo. E Roberto è un esperto di videogiochi, forse uno dei pochi che si possa definire esperto qui in Italia, diciamo, e il libro che ha scritto ha un titolo estremamente originale ed emblematico, ma è giusto, si chiama Videogame. Una piccola introduzione, che però è una piccola grande introduzione, perché effettivamente è un universo che conoscono in pochi, anche quelli che pensano di conoscerlo, anche chi gioca. Io penso che questo libro andrebbe letto non soltanto da chi già conosce i videogame, ci sono diversi esponenti qui per il pubblico, che ringrazio, ma anche e soprattutto da chi non li conosce, perché effettivamente, diciamo, a un pubblico generico non appare chiaro quanto è complesso questo universo, tanto che risulta appunto difficile definirlo. Però partiamo un po' dall'inizio, quindi chiederei a Roberto perché ha scelto proprio videogiochi, oltre che per passione, perché ha scelto di approfondire questo argomento in particolare. Intanto grazie a tutti di essere qui. Beh, in realtà la risposta alla domanda di... Ora sì. Stavo dicendo, sì, in realtà la risposta alla domanda di Andrea parte proprio dalla passione, perché è stata quella che ha guidato il percorso, diciamo, di ricerca che, diciamo, a livello amatoriale comincia prima all'università e poi invece in termini reali si è contratto con un dottorato di ricerca che ha visto il videogioco come appunto oggetto di studio. Un oggetto di studio che ha attratto la mia attenzione fin da adolescente in pratica, forse anche da prima, perché, diciamo, è un fenomeno che in Italia in particolare ha cominciato a diffondersi negli anni 80 e negli anni 80 ero un bambino, però proprio per quello non ho potuto vedere, diciamo, l'evoluzione da quello che era veramente un intrattenimento per pochi a quello che oggi è diventato un fenomeno di massa di grande importanza. E per legare un po' alla, diciamo, anticipazione che aveva fatto Andrea, io credo che sì, questo volume, nel momento in cui io e Dario Dorigano, che è il mio coautore, abbiamo strutturato e pensato, l'idea era proprio di rivolgerci a chi del videogioco non avesse un'idea chiara, se lo volesse fare, e non, soprattutto non fosse necessariamente a favore del metodo, che non, magari che lo vedesse anche con un occhio un po' critico, con un minimo di paura, con quell'attenzione che si ha di fronte a qualche cosa che non si conosce. La nostra idea era che, a prescindere dal fatto che poi si cambiasse un'idea, ci si rendesse conto di che cosa si stava parlando effettivamente, ovvero di un mezzo di comunicazione a tutto tondo, che nel tempo ha raggiunto una sua maturità, una sua concretezza, una sua capacità espressiva che l'hanno reso, oggi come oggi, probabilmente il mezzo di comunicazione più interessante e completo della nostra realtà. Soprattutto il primo modo di comunicare qualcosa attraverso l'interazione reale, ovvero laddove il cinema, che comunque vede, diciamo, esperto Andrea e grande appassionato anche me, no, anche più che altro per una carriera passata in quell'ambito,
il cinema, la letteratura, anche teatro, nella stragrande maggioranza delle situazioni, la radio, sono tutti mezzi che non permettono una reale interazione con lo spettatore. Se appunto si parla di spettatore, uditore, comunque forme di interazione passiva, di ascolto, di ricezione passiva, che non permettono invece un feedback, un ritorno da parte di chi effettivamente si ritrova ad essere utente del mezzo. Il videogioco non esiste se non c'è il giocatore che si dà da fare attivamente, si tratta di un mezzo che appunto richiede una costante attenzione e partecipazione attiva da parte dell'utente, e questo è, diciamo, il suo meccanismo coinvolgente, la sua caratteristica che lo rende qualcosa di unico rispetto a ciò che non si era mai visto prima, e che probabilmente genera sia il motivo di successo che il motivo di tanto paura, ovvero l'incapacità di rendersi conto che con un mezzo del genere bisogna saper dialogare, cioè bisogna diventare padroni del mezzo molto più di quanto non succeda con un film o con un libro. Però quello che ci può trasmettere la fruizione del videogioco non è inferiore, oggi come oggi soprattutto, a quello che ci può dare un buon libro o un bel film. Anche per i film e per i libri, però. È questo l'elemento importantissimo. Molto spesso si confonde il singolo gioco con il medium. Cioè, il videogioco è un medium, è uno strumento, come esattamente con un libro. Cioè, si può parlare di un saggio, si può parlare di un romanzo, si può parlare di veramente tante differenti declinazioni per qualsiasi forma di comunicazione. Anche il cinema, tutti i film sono capolavori, né tanto meno che hanno un valore pedagogico di sorta. Allo stesso modo i videogiochi, certamente, è facile imbattersi, soprattutto per mancanza di nozioni che ti permettano di analizzarli e di valutarli, in titoli che non sono adatti alla fruizione che si potrebbe pensare. Il grosso problema che generalmente viene portato avanti è la violenza nei videogiochi rispetto ai minori. Però del resto, scusate, ai minori far vedere horror, anche lì è un discorso di conoscenza del mezzo e educazione all'utilizzo, alle volte molto più da parte di chi li dovrebbe controllare che non da chi li fruisce. Qui stiamo già prendendo una tangente. Farei un attimo un passo indietro, perché già hai detto effettivamente la cosa principale. Il videogioco è un mezzo, quindi veicola dei contenuti. Può essere utilizzato per diversi scopi. Primo quello di intrattenimento, chiaramente. Poi c'è anche il videogioco che viene realizzato, non so, magari per promozione di un altro prodotto, che può essere ad esempio un film. Quanti videogiochi ispirati ai film, vediamo, si vendono uno con l'altro. Ci sono anche dei videogiochi educativi, quindi esattamente come per tutti gli altri media, anche il videogioco veicola dei contenuti. A parte questo, tu costruisci tutto il tuo discorso sia da un punto di vista storico, innanzitutto, cioè fai una disamina molto completa, per quanto sintetica chiaramente, perché lo spazio è quello che è. E lo analizzi anche da un punto di vista, facciamo senza microfono perché così anche da un punto di vista fenomenologico, sociologico, eccetera. Io credo che però il videogioco, che nasce in realtà probabilmente con degli scopi e delle finalità che pochi conoscono, cioè il videogioco nasce come ricerca anche universitaria. Cioè, i primi videogiochi sono stati sviluppati da studenti, da ricercatori, per vedere dove poteva arrivare l'intelligenza di un computer, cioè quanto poteva essere capace di competere con l'intelletto umano, di competere contro se stesso. Adesso poi lui lo dice in maniera molto più articolata, però diciamo nasce con intenti alti il videogioco. Poi chiaramente ci si rende conto che può fruttare da un punto di vista economico, commerciale, e quindi cominciano a uscire i primi videogiochi, quelli diciamo che tutti abbiamo conosciuto, noi della nostra generazione, sono quelli da bar, che trovavamo nei bar sotto casa, nei sali giochi, ed erano effettivamente tecnicamente limitati, perché ovviamente le capacità di un computer di quell'epoca, soprattutto calcolando i costi, dovevano essere costi ridotti, perché poi andavano avanti a 100 lire, quindi insomma c'era anche questo discorso da portare avanti. Allora, chiaramente, diciamo, tu avevi una grafica molto basilare, non so se qualcuno l'avrà visto il videogioco, il famoso Pong o Tennis for Two, erano due barrette con una pallina, diciamo che si immaginava fossero come due racchette da tennis. Quindi un elemento molto basilare, in quel caso non veicolava ancora contenuti, no? Cioè, lo status di medium lo acquisisce mano a mano anche intanto prendendo campo e man mano anche che la tecnologia avanza. Oggi denominiamo videogioco sia il Pong, perché tra l'altro il videogioco rispetto ad altri media
ha una resistenza al tempo molto forte, perché adesso i videogiochi che noi giocavamo da bambini, che erano molto semplici, diventano i passatempi per cellulare. Ce l'abbiamo quasi tutti, lo Snake, il Pong, il Pac-Man sul cellulare, ma ancora funzionano, ancora vengono scaricati o a pagamento, o comunque sostenendo insomma, delle campagne pubblicitarie, eccetera. E poi ci sono invece i videogiochi, quelli retail, che si vendono nei negozi o si scaricano, adesso ormai la tecnologia è andata ancora più avanti. Legalmente. Che ormai, legalmente, questo poi a ciascuno il suo, che hanno effettivamente una complessità tale da essere effettivamente, insomma, veicolare delle storie, una recitazione, una musica. C'è un'arte proprio nella costruzione del videogioco. Anche qui, diciamo, il confine è lo stesso che si può trovare all'interno dei film. Ci sono dei film anche 50% business, 50% arte. Ci sono quelli più originali che magari inventano uno stile di gioco, un gameplay, si dice, particolare, nuovo, innovativo. Altri che invece copiano quello che c'è già stato, ma aggiungono sempre un pezzetto in più. Quindi in quel caso è effettivamente ricerca. Tutto questo è il videogioco, come definiva, mi sembra, Bittanti, che è un altro grande esperto di videogiochi che è venuto prima di noi, che forse il primo è stato Bittanti, questo te lo devo togliere, questo primato. Sono grande giornalista, cioè, c'è anche in questo l'innovazione, il giornalismo sui videogiochi, no? Effettivamente un po' come in tutti i media, ma un pochino più di nicchia, perché in Italia, insomma, diciamo ancora adesso si comincia a capire che il videogioco ha questa complessità. Però ecco, è un termine ombrello. Cioè, sotto il termine di videogioco ci può essere veramente di tutto, insomma, dal Tetris ai videogiochi che vanno su Facebook, per esempio, come si chiami, Razzle o Candy Crush, tutte queste cose qui, oppure i videogiochi, insomma, che proprio richiedono una regia, una sceneggiatura, l'intervento di attori, soprattutto per le voci, per il doppiaggio. Ci sono stati anche dei tentativi di recitazione diretta negli anni 90, per esempio, con la digitalizzazione. Ecco, tutto questo sviluppo effettivamente, diciamo, viene concentrato all'interno della prima parte, soprattutto, di questo libro. Quindi ecco, ti volevo chiedere che tipo di ricerche hai fatto, insomma, anche come l'hai costruito, il tempo che ci hai messo, le classiche cose che si chiedono allo scrittore. Sì. Beh, però è importante, secondo me, perché in pratica, appunto, come dicevamo all'inizio, il lettore modello di questo libro per noi era la persona che volesse sapere una cosa di più, sia per parlare in positivo che parlare in negativo, ma semplicemente per capire il fenomeno. E quindi, diciamo, il libro è piccolo, ma si propone un obiettivo piuttosto grande, ovvero in poco spazio, e comunque dando le spiegazioni più semplici possibili, cercare di aprire il mondo, ovvero quello di un medium estremamente articolato. È un medium che, come appunto ha già anticipato Andrea, da una parte non ci si rende conto di quanto spesso lo si trovi nella vita di tutti i giorni, perché effettivamente uno pensa al computer, alla console da gioco, o oggi come oggi PlayStation, sono stati negli anni 80-90 Nintendo, erano riferimenti culturali molto di nicchia, però oggi lo smartphone ce l'abbiamo tutti, il computer lo abbiamo tutti, il tablet, sono tutti strumenti attraverso i quali è possibile videogiocare. Quindi è un medium che si declina facilmente su tante piattaforme differenti, ha la possibilità di svolgersi sia nei piccoli ritagli di tempo, e quindi ci troviamo con quelle tipologie di gioco che molto spesso si rifanno al passato del videogioco, perché come la persistenza nel tempo in realtà è stato un adattamento al cambiamento delle circostanze, laddove i primi videogiochi appunto erano fluiti in sala e quindi c'erano cabinati da sala che mangiavano gettoni, quarti di dollaro in America, per noi 100 lire magari, quindi proprio le 200 e le 500 come cose principali. Dragon Slayer aveva 1000 lire addirittura, tanto morivi subito perché era difficilissimo. Di quello quando parliamo dopo, questo che ti interessa. Però appunto, in quel tipo di frizione, la necessità di far mangiare diverse monete alla macchina implicava una modalità di gioco che era molto ripetitiva e molto rapida. Oggi come oggi il videogioco da sala è quasi morto, è diventato, diciamo, una nicchia legata a modalità di frizione molto molto particolari, quindi diciamo tecnologie molto avanzate che permettono di avere un'esperienza visiva, audiovisiva, molto spesso anche tattile, di movimento che è difficile poter ricostruire in casa. Però tutti i giochi del passato si prestano benissimo ad essere utilizzati come passatempo, quindi magari alla fermata della metro tenendo i passi quando stai vincendo basta, è un classicone, quindi se è utile, diciamo, per la legge di Mar-
mentre in contesti come appunto la console o il computer, che generalmente vanno utilizzati in casa, hanno dato un modo agli sviluppatori, soprattutto con l'evoluzione tecnologica di cui abbiamo detto, di costruire dei modi di intrattenere molto più articolati. Poi, può essere in Italia, come oggi, la principale forma di videogioco è la simulazione calcistica, quello penso resterà quasi invariato nell'arco del tempo, come è stato negli ultimi 10 anni. Però tanti giochi raccontano storie molto articolate. Un paradosso importante, che credo la stragrande maggioranza delle persone non considerino mai, è il valore narrativo, cioè il valore economico che deriva da un'importante IP narrativa, dove intendiamo proprietà intellettuale. Cioè la possibilità di raccontare un qualche cosa attraverso media diversi è, oggi come oggi, per tante multinazionali, per tante aziende, un valore aggiunto importante, permette di massimizzare i profitti, qui facciamo un discorso pienamente economico, però molto spesso la possibilità di costruire grandi guadagni si basa sulla costruzione di grandi storie, quindi grandi contenuti. E torniamo al discorso del medium. Il videogioco oggi come oggi è capace di raccontare storie che prendono, cioè che emozionano il giocatore, non lo spettatore. E torniamo con questa piccola, diciamo, considerazione un po' all'origine di quello che è stata la prima domanda. Perché questo libro? Per spiegare perché il videogioco è divertente, fondamentalmente. Cioè, perché si è imposto così tanto? Perché è diventato la prima forma di intrattenimento della nostra realtà? Perché nella sola Italia fa 1 miliardo di euro di fattura all'anno? Perché è capace di divertire? Perché le persone che cominciano a videogiocare, una volta superata quella barriera che può essere costituita dal pad, quindi diciamo da uno strumento di interazione, dove per pad si intende quella specie di marchingegno che si prende in mano, che appare tasti e leve e permette di dare input alla macchina. E quindi ce n'è un esempio là, sì, c'è un... qualcuno c'è. Lo può mostrare ai non videogiocatori, dobbiamo anche rivolgerci al pubblico che magari non... Quello come può essere. Grazie. Quello fatto, però ovviamente con il videogioco si può utilizzare la tastiera, il mouse, ci sono tanti strumenti, tutti quelli che permettono di dare la macchina. Anche il touch con il cellulare. Assolutamente. Cioè, tutti quegli strumenti che permettono di interagire con la macchina e quindi dirgli che cosa vogliamo fare e come lei va o voglia rispondere. E superato questo scoglio iniziale, la cosa figa è, il termine poco tecnico, però la cosa bella è che effettivamente diverte, cioè si viene presi da quell'emozione che si aveva anche un po' da bambini quando ci si improvvisava, non so, cavalieri o motociclisti o avventurieri sorta, o anche principesse o... Mi aggancio a questo punto, perché effettivamente quando io ho cominciato a giocare ai videogiochi, da piccolino, nemmeno arrivavo al cabinato, infatti mi cazzavo come una iena perché non vedevo niente, però mi piaceva, mi affascinava. Quello che invece non riuscivano a capire i miei nonni, i miei genitori, era sì, ma che si vince? Cioè la forte innovazione del videogioco sta nel fatto che non vinci niente, vinci un'altra partita, è la sfida stessa che da un lato ti intriga. E nel caso dei primi videogiochi, che erano veramente spogli, cioè avevi 2 stanghette e poco più, c'era l'immaginazione dietro. Cioè effettivamente c'era questo gioco di interattività, derivava dall'input che tu davi alla macchina, ma era anche il tuo cervello che immaginava che quella stanghetta fosse di volta in volta il cowboy, il cavaliere, eccetera. Adesso questo forse un pochino viene meno perché abbiamo dei livelli di dettaglio grafico, però viene compensato. In realtà non è anche quello, non è venuto meno, è un po' come il classico discorso dell'evoluzione di un medium. Quella tipologia di giochi esiste ancora, quelli che ti permettono di immaginare, che utilizzano comunque dei simbolismi più che delle grafiche evolute. Per cui puoi trovare il videogioco che ha una qualità estetica pressoché fotorealistica e videogiochi che invece si basano proprio su un concetto di astrattismo e tramite quello attirano una tipologia di utente che è diversa per ognuno. Sono molto affascinanti anche i videogiochi che non solo stilisticamente si rifanno ai vecchi giochi, pur potendo fare delle cose molto più, ma anche lo sfruttano come elemento di gioco. Io mi ricordo per esempio Braid, che era un videogioco, non so se ci hai mai giocato, un videogioco che nasce indipendente, aveva una grafica molto colorata, eccetera, ma si basava sul fatto che tu potevi andare indietro nel tempo, cioè riavvolgere il tempo, e quindi gli enigmi si basavano su questo, cioè tu dovevi riportare indietro il tempo, fare una cosa che poi nell'atto successivo, e alla fine poi usciva fuori che era un videogioco sulla bomba atomica, quindi, ma lo scoprivi alla fine, cioè è effettivamente un colpo di scena finale che è proprio dei film, no?
pensiamo ai film, beh, classici film col corpo. Il Pandora enorme, che si lega un po' al discorso che facciamo prima. Cioè, oggi come oggi, la narrazione che viene veicolata da un videogioco è perfettamente adattabile a quella di un film e viceversa. Salvo la piccola differenza che è più complesso realizzare una narrazione per videogioco. Perché il film, una volta stabilita la sceneggiatura, ha uno sviluppo che è lineare, per quanto possa essere articolato e complesso da seguire, comunque ha un inizio, uno svolgimento, una fine stabiliti a priori. Il videogioco ti mette nella condizione di essere un po' autore di quello che fai a vedere sul schermo, non in tutti i casi ovviamente, e molto spesso in maniera limitata. C'è un'altra grande discussione interna, diciamo, la ricerca sul videogioco, ovvero la linearità o la non linearità di un videogioco. Quanto più importante l'aspetto narrativo, tanto più apparentemente diciamo, l'interazione viene meno. Oggi come oggi, con le possibilità date dai nuovi mezzi, questo è vero fino a un certo punto, perché si aprono rami di narrazione, possibilità di verificare cosa sarebbe successo se quel classico effetto sliding door. Possibilità che possiamo, io cerco sempre di riportare il discorso a chi magari non è proprio una questione di spazio. Cioè adesso c'è più spazio per mettere più cose all'interno di un videogioco, che il supporto sia online, che sia un disco Blu-ray. Prima avevamo 48K, cioè delle cose, insomma, piccolissime, come dire, no? Prima doveva stare in uno spazietto così, adesso sta in tutta questa stanza. Quindi si possono immaginare tanti finali alternativi a seconda delle scelte dell'utente, si può immaginare l'interazione con più utenti in varie parti del mondo, no? Tante volte si gioca, si fanno delle partite, quindi veramente c'è, ci sono tantissime possibilità, tanto che spesso poi il problema è che si perdono, cioè un videogioco non riesce, quando magari per stare dietro ai tempi di consegna non riescono a sfruttare al meglio, mentre prima il problema era lo spazio, riuscire a farci stare dentro tutto. Adesso è tutto possibile, ma proprio per questo c'è il rischio che ci si perde, no? Quindi diciamo, è il discorso che c'è dietro di costruzione, poi ci arriviamo, visto che adesso hai cominciato anche tu a lavorare nel campo, diventa insomma particolarmente complicato. Un'altra cosa che trovo interessante è che rispetto a tutti gli altri media, quello che dicevi tu prima, c'è l'interazione, cioè c'è il dialogo proprio tra chi il gioco lo ha creato, lo ha sviluppato, ormai sono dei team immensi. Negli anni 80 era un programmatore singolo che si faceva la grafica, la musica, il gameplay, tutto quanto, faceva tutto lui. C'erano anche dei linguaggi molto semplici, tra virgolette, anche se io non ci ho mai capito niente, per me era magia nera e questo mi affascinava ancora di più. Adesso ci vogliono dei team, insomma, per sviluppare giochi così complessi. Però comunque c'è sempre la parte del giocatore, e che in qualche modo è anche lui creativo, diciamo scegliendo da un roster di possibilità. Cioè l'arte di creare il videogioco, la tecnica di creare il videogioco, ma anche la tecnica di giocarla. Tanto che esistono dei campionati di videogiochi, o ci sono dei videogiochi particolarmente, chiaramente più è ben sviluppato, più dà possibilità al giocatore, più il giocatore può usufruirne in maniera creativa. Penso ai grandi giochi di combattimento come Street Fighter, che era un gioco molto tecnico. Io mi ricordo la sala giochi, guarda, era un fenomeno pazzesco. Quell'estate c'era la fila fuori e a un certo punto ci siamo messi d'accordo, perché se no non giocava nessuno, non andava là con 10 euro, era bravo, cioè facciamo un torneo. E quindi ci sfidavamo e chi perdeva usciva, no? Quindi crea anche delle forme di socializzazione in questo senso, no? Diventa una cosa. Quello è particolarmente importante nella realtà di oggi, comunque in una realtà interconnessa che vede internet, diciamo, dominare qualsiasi attività noi facciamo, ovviamente il videogioco è stato uno dei primi ad essere influenzato. E ha dato un po' la possibilità anche in quei termini di uscire da un altro grande stereotipo, che era quello del videogiocatore che usa una stanzetta al buio senza contatti con l'esterno. Anche qui è una tipica paura di chi effettivamente quel tipo di esperienza non l'ha fatta, o una possibile degenerazione che si può vedere se appunto si eccede. Però come spesso mi capita di pensare da fruitore di tanti media diversi, perché alla fine il videogioco entra nel paniere delle tue possibilità di utilizzare il tempo libero. Vedere un film, leggere un libro, giocare un videogioco, riuscire a farti una passeggiata con gli amici, non sono, cioè, sono mutualmente escludenti, sì, in termini di contemporaneità d'azione, però sono possibilità che uno si può dare. Se una persona si chiudesse 8 ore al giorno soltanto in stanza a leggere un libro, non sarebbe più sano di una persona che lo facesse con un film o con un videogioco. È sempre un discorso di utilizzo, di fruizione, di capacità, insomma, di mediare tra quello che può essere una passione e quello che è una corretta fruizione. Scorso, io sono una scuola media. Perfetto. E i ragazzi
pochissimo che passano molto tempo sui videogiochi, tanto è che non Ah, in alcune circostanze sì, cioè, la degenerazione esiste, però appunto non la vedo. Perché loro non sono capaci di discernere il valore di quello che stanno crescendo e quanto tempo ci vengono in casa. Come quando iniziano una partita di calcio, giocherebbero all'infinito nella piazza di partita. La regolamentazione delle tempistiche, per esempio, è una cosa che effettivamente si può insegnare. Poi, diciamo, da insegnante mi interessa come utente. Effettivamente un'intera sezione del libro è dedicata proprio a quello, comunque alla possibilità di utilizzare il videogioco come strumento di insegnamento. Poi adesso stiamo pensando all'insegnamento e alla funzione sempre dal punto di vista del minore. Però è una realtà che riguarda l'utenza a tutte le età. Oggi come oggi, per esempio, banalmente, faccio io, ma come me milioni di altre persone, il videogioco può essere utilizzato per imparare a suonare uno strumento, non uno strumento fisico, un reale, in caso mio specifico, una chitarra reale, che connessa alla console ti permette di imparare a suonare seguendo gli esempi di grandi canzoni della storia del rock, grazie allo sito di uno strumento tecnologico che ti permette, insomma, che valuta le tue performance, ti dà una valutazione, un punteggio, e quindi ti permette, tramite meccaniche ludiche, di sviluppare una competenza reale. Stessa cosa in realtà esiste per tanti campi dell'educazione, anche perché il gioco, lo stesso titolo per esempio, i bambini vanno lì a giocare, ma giocando imparano. Se il videogioco viene utilizzato in maniera corretta, è uno strumento potentissimo per trasmettere conoscenza. Ovviamente rispetto alle degenerazioni dell'utilizzo, poi molto spesso più che una causa, un effetto di qualcosa di più grande, cioè comunque di bambini molto spesso abbandonati a se stessi, che un tempo il problema era la televisione, adesso è diventato il videogioco, ma semplicemente è la babysitter virtuale davanti alla quale molto spesso tutelato. Però anche in termini di socializzazione, quei bambini molto spesso trovano nel videogioco un meccanismo per dialogare tra di loro, per scambiarsi informazioni, per confrontarsi. Oggi come oggi, beh, non ho figli, per cui non ho una, però ho potuto un minimo studiare il fenomeno, ma già ai nostri tempi, mi ricordo i tornei di FIFA, i tornei di Street Fighter, appunto, cioè diventavano occasioni di incontro nella vita reale che oggi vengono massimizzate dalla possibilità del virtuale, per cui con alcuni giochi hai il modo di metterti in relazione diretta con persone che giocano da tutte le parti del mondo. E quando dico interazione diretta intendo che mentre tu stai giocando, spesso con un consiglio di cuffie e microfono, parli con quella persona, ed è capacissimo che in una sessione di World of Warcraft, che è un gioco, diciamo, diventato un universo fantasy, nel mentre le chiacchierate siano sulla vita reale tutti i giorni, capita spesso, oppure anche sull'organizzazione della dopo andiamo a prendere una cosa da bere insieme. Cioè è un meccanismo, è un mezzo, è una possibilità in più che bisogna imparare a utilizzare. Bisogna imparare a conoscere da una parte, al limite anche per tenerlo, ma per tenerlo al modo giusto, cioè per non esserne terrorizzati, per capire dove effettivamente si può agire per limitarne anche le degenerazioni, perché su quello io non ho problemi ad ammetterlo, come ogni cosa può essere pericolosa se esagerata, però non in sé per sé, diciamo, è sempre un mezzo, non un fine, per cui da lì bisogna cominciare a lavorare. Sì, vedete, ringrazio la signora perché è un intervento interessante. E, effettivamente io credo che ci sia un problema riguardo a quello che la signora, effettivamente c'è la possibilità, ma proprio per questo io penso che anche chi magari è di un'altra generazione, chi insegna, chi non conosce tanto bene il videogioco, dovrebbe un po' conoscerlo, non dico che debba necessariamente giocare, ma proprio per questo, perché sono gli insegnanti, gli adulti, saremo noi quando avremo figli, se magari avremo eccetera, a diciamo insegnare che appunto è un mezzo, questo è un punto fondamentale del tuo discorso, e come tutti i mezzi può essere utilizzato in vari modi, può essere utilizzato per fare propaganda politica per promuovere un prodotto, per divertirsi, per fare amicizia, oppure per imparare delle cose. Tu hai citato Rock Smith. Io mi ricordo la grande rivoluzione della Nintendo Wii che portò i videogiochi, ecco, a Verdi è stata una cosa molto intelligente, perché hanno capito, questa grande casa produttrice di videogiochi, la Nintendo, insomma, che penso che forse tutti avete sentito nominare, capì che doveva fare il passo in più, no? E quindi portare a familiarizzare col videogioco anche chi non aveva mai preso un pad in mano. E quindi attraverso un sistema innovativo con un telecomando che rispondeva ai movimenti del corpo,
ha capito che in questo modo anche i genitori, anche i nonni potevano provare qualcosa di estremamente semplice, e effettivamente sono uscite delle cose rivoluzionarie. Cioè, si poteva fare ginnastica in casa con la Wii Balance Board, ma ginnastica vera, cioè non è, nel senso, bruciavi calorie, ti contava le calorie, potevi, una volta abbiamo pesato il gatto per la bestia, cioè, vabbè. Quindi insomma, veramente delle cose. Oppure ci sono dei videogiochi che insegnano la storia, tu fai un esempio molto bello nel tuo libro, non mi ricordo il titolo di quel gioco, magari ce lo racconti, perché è molto interessante, perché è un punto di vista, diciamo, di un cittadino che si trova, quindi non è l'eroe, non è Rambo, è un cittadino che si trova ad andare in guerra, e quindi ha il problema della corrispondenza con la moglie, di tenersi in contatto, oltre che quello della sopravvivenza. Un videogioco ha un'impostazione estremamente realistica, e lì impari la storia comunque. Perché tutti i riferimenti in termini al videogioco sono reali, praticamente, anziché ambientato durante la prima guerra mondiale, il concetto non è quello di farti vivere la guerra dal punto di vista dei combattenti, ma farti vivere la guerra dal punto di vista di chi l'ha subita. E quindi c'è, cioè, la base di partenza è una famiglia che viene in Francia, di cui però il marito è tedesco, la madre, la moglie è francese, il padre della moglie è ovviamente francese, e si ritrovano chiamate alle armi su fronti opposti e nel tentativo di riunirsi e di ritornare, diciamo, alla loro normalità. E nel corso del tentativo di, appunto, di, alla fine, di diserzione da parte del soldato tedesco e di vita sul fronte da parte di quello francese, si ha modo di esplorare le città, come hanno vissuto i bombardamenti, quali erano state tutte le varie innovazioni di morte, ma anche positive, derivate dalla guerra, anche a quale erano l'alimentazione, come ci siano stati eventi e situazioni in cui i soldati di fronti opposti comunque hanno trovato modo di dialogare, di riconoscere la propria umanità. È un gioco molto toccante da quel punto di vista, e educativamente correttissimo, perché è stato sviluppato in Canada in collaborazione con l'università, la facoltà di storia, in maniera tale che effettivamente tutto quello che veniva riportato all'interno fosse corretto dal punto di vista, appunto, di aderenza ai fatti. È uno degli esempi, però può essere importante, perché molto spesso passano sotto silenzio, si tende a, diciamo, a dare molto risalto a tutte quelle che possono essere notizie negative legate al videogioco. Però alle volte magari in termini anche potenzialmente concreti, alle volte tirati in mezzo in maniera un po' artificiosa. Mi ricordo, era tirata statuetta fuori il problema del videogioco anche per la stagione in Norvegia, quando poi sì, il fatto che fosse uno transista passava in secondo piano. C'era questo problema dalla musica metal, dai fumetti, ai film horror, c'erano avuto, insomma. Sono sensazionalismi. No, credo che una cosa anche molto importante da dire in merito, insomma, è, teniamo sempre a mente questo discorso del media, come tutti i media ha, diciamo, dei contenuti che possono variare. Sono stato di recente alla conferenza stampa di un film che è Logan, un film di supereroi, ma molto realistico, molto violento. Non ho chiesto al regista, ma come non ci pensa ai bambini? Lui dice, ma esiste il rating, ed esiste per un motivo, non è una censura. È indicare che quel film, evidentemente, anche se è tratto da un fumetto, non è adatto ai bambini, perché i fumetti solo noi li consideriamo prodotti per bambini. In Giappone ci sono fumetti di ogni tipo, dai fumetti porno a quelli drammatici, addirittura commedie, cioè è una cosa che è un grosso fraintendimento. Ma invece è importante, perché una volta che hai capito che c'è l'indicazione sempre sul videogioco, una volta che hai capito quello, è uno strumento di autoregolazione che si sono dati le case, che poi è stato adottato a livello europeo in maniera complessiva. Però sì, su tutti i videogiochi c'è l'indicazione per chi va bene e per chi no, c'è un'indicazione di età, un'indicazione a livello di icone, di tipo di contenuti, per cui, cioè, anche senza averne una piena consapevolezza, se si gira un attimo la confezione, un'indicazione di massima, volendola, si può ritracciare. Alle volte però manca anche la volontà di perdere quel tempo. Perché non, appunto, perché non si conosce, no? Quindi si va a videogioco, lo compro e metti, insomma, piazzi il bambino. Stavo giusto aprendo le domande. Io non credo di essermi mai intrattenuto, anche in rapporto al colore della barba, con un videogioco. Però l'idea che ho, e che scaturisce evidentemente da aver visto, è di sparare a qualcuno. Quindi il videogioco nasce come una forma di competizione, di divertimento nel distruggere qualche cosa. Sento invece
che può essere utilizzato, per esempio quello che tu dicevi a proposito della prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, che diventa più un video storia, che però coinvolge, perché se uno dovesse vedersi un video sulla prima guerra mondiale non lo farebbe mai, mentre se è anche un gioco è un po' come il museo interattivo. Sì, certo. Allora, il meccanismo più forte è quello. Quindi, però, il fatto di immaginare il videogioco non è solamente sparare, colpire e distruggere, è perché così nascono, però. Sì. No, perché i primissimi giochi sono simulazioni tennistiche praticamente. Pong è una stanchetta che si. Io, per esempio, non so se voi l'avete mai sentito, forse preistoria, Apple Panic, che erano delle cosettine che scendevano e andavano bloccate, eccetera, sì, ma però parlo proprio dei computer. Però vengo alla domanda. Quindi oggi come si realizza? Perché sembra che è come la realizzazione di un film, cioè c'è un soggetto, una sceneggiatura, delle collaborazioni, eccetera. Cioè, quando si decide di mettere in cantiere un videogioco, chi sono i soggetti che... Spalanca praticamente un altro vaso di Pandora, perché al pari dell'industria cinematografica esistono tutta una serie di figure professionali. Diciamo, ci sono sceneggiatori, prendiamo proprio l'esempio del film. Nel film c'è un autore del soggetto, c'è uno sceneggiatore che lo sviluppa, e questo esiste anche nel videogioco. Nel videogioco narrativo, perché l'altro discorso che facciamo dall'inizio è che il videogioco può essere un videogioco che ti racconta una storia, un videogioco che ti permette di rivivere la prima guerra mondiale, un videogioco che ti permette di fare una partita a calcio, a basket, a tennis, di suonare la chitarra per finto o per davvero, di correre in macchina a moto, di esplorare lo spazio. È talmente tanto, diciamo, articolato e variegato il margine di possibilità che hai di sviluppare qualcosa di interattivo, che è difficile, diciamo, strutturarsi oppure definire in maniera univoca. Quello che possiamo dire è che comunque esistono delle figure che restano, che sono sempre presenti, che sono appunto gli sviluppatori, quindi chi effettivamente costruisce quella sequenza di 0 e di 1, per volerlo semplificare molto, che dà al computer il senso di quello che ti deve trasmettere, che ti deve far vedere sul schermo, e di come deve interagire con te. Quindi c'è, da una parte, una parte molto tecnica, molto informatica, diciamo. Programmatore. Esatto, sì, è un programmatore, una serie di programmatori, sì, diciamo, che si occupa di tutto l'aspetto, diciamo, che sta dietro a quello che tu vedi, e di come si muove e di come interagisce con te. Poi ovviamente c'è qualcuno che si occupa di capire quali sono le dinamiche, le meccaniche ludiche da mettere in piedi. Cioè, una volta stabilito che vogliamo raccontare come si viveva durante la prima guerra mondiale, ok, ma l'interazione che io costruisco per coinvolgerti, per incuriosirti, per farti andare avanti, come la strutturo? Quindi, da una parte la storia fa molto effetto per quel tipo di giochi, dall'altra però devi anche costruire un meccanismo di quiz, di curiosità, di elementi che devi sbloccare per poter andare avanti. E come si chiama sta figura? È il designer di base, è la persona che si occupa, diciamo, di costruire il modo in cui il gioco ti intrattiene. Ed è un lavoro molto articolato, che comunque effettivamente spazia tantissimo in base alla tipologia di gioco, e ha delle basi, diciamo, costanti più o meno, però si rifanno ad un concetto che, diciamo, il concetto ludico sì, è un'astrazione ulteriore. Il videogioco è un'applicazione del concetto del ludico, ma il concetto ludico lo abbiamo nei giochi di carte, nei giochi da tavola, nei giochi di ruolo, nei videogiochi, nella gamification oggi come oggi, quindi anche in ambito produttivo e, diciamo, business. E non vorrei tirarla troppo per le lunghe, però sì, c'è, diciamo, tutta una serie di professionalità importanti che hanno diversi punti di contatto con altre forme di comunicazione audiovisiva, come dicevamo, sceneggiatori, autori delle musiche sono importantissimi, grafici, perché poi c'è una modellazione sia in 2D, quindi il disegno vero e proprio, che fa da base a chi poi realizza in 3 dimensioni, se il gioco è tridimensionale, in 2 dimensioni se non lo è, quello che poi andiamo a vedere sul schermo. È molto articolato come discorso. Diciamo, anche in questo caso, un accenno e una sistematizzazione nel libro è presente, è mantenuta abbastanza generale per evitare di spaventare troppo, perché
l'altro, diciamo, l'altra caratteristica importante quella è dare un là ad una curiosità che poi può essere approfondita attraverso l'opera di tanti che si sono impegnati nel definire e approfondire tutti gli aspetti che riguardano il videogioco. Perché effettivamente se voler essere approfonditi in maniera precisa su ogni punto sarebbe stato scrivere un'enciclopedia. Chiudo, così poi lascio gli altri, eccetera. Domanda provocatoria: è immaginato ad oggi programmare un videogioco su computer quantistici? Presumo di sì. Concettualmente, concettualmente presumo di sì, ora non credo che nessuno abbia ancora avuto. No, devo dire che siccome ho seguito di recente una conferenza molto interessante, vi preannuncio, fra 30-40 anni la computer quantistica rivoluzionerà la nostra esistenza. Vabbè, butto lì sta cosa. Il problema. E quindi volevo sapere se. Non che io sappia, però insomma ci arriveremo. Informati però pure tu, i computer quantistici me ne vado. La capacità di memoria sale esponenzialmente. Sì, adesso vi passo la parola, volevo, come dire, arricchire il discorso del signore, che è interessante perché giustamente ci dà una visione, una percezione del videogioco come sparare a qualcuno. Ma a parte che è sempre meglio sparare a qualcuno in un videogioco che nella realtà, questo forse è un sì. La necessità del gioco che ti incita ad una guerra, non credo che questo nessuno lo direbbe per un grande film di guerra, cioè non so se mi spiego, cioè nessuno direbbe che la grande guerra incita alla violenza, cioè dipende da come quel mezzo viene fruito. Però di questo si e dipende dal fatto che lei probabilmente, immagino, queste cose le ha viste in televisione, e in televisione esce sempre la notizia del videogioco violento perché esce sempre in concomitanza con qualche altro violento, ma viene costruita a posteriori la notizia, perché nessuno potrebbe mettere Pong a rappresentare il fatto che l'omicida era appassionato di videogiochi. Non so se mi spiego, no? Come quando si parla di musica rock, qualcuno ammazza il padre, si scopre che piace il rock, non mettono i Beatles, mettono i Black Sabbath perché avevano le croci rovesciate. Ma io faccio il giornalista, se dovessi fare notizia mi chiederebbero di mettere il Black Sabbath, insomma, questo è abbastanza chiaro, no? Ma è interessante la sua visione. Nei bar, voi non so se ve lo ricordate, se c'era un, che non è, era un videogioco per modo di dire, se sparava un orso che si girava eccetera eccetera e tu lo dovevi colpire. Sì, cioè, quindi, sì c'era, questo me lo ricordo. Ma quindi, nessuno dice che ci siano dei videogiochi anche violenti, però insomma ecco, non è il videogioco a essere violento come mezzo. Ci sono videogiochi violenti, come ci sono film violenti, come ci sono libri violenti, come ci sono persone violente, il problema è quello. C'era una domanda. No, infatti volevo rispondere alla signora che perfino nell'Ottocento si diede la colpa a Goethe per il suo romanzo I dolori del giovane Werther, perché si pensava spingesse i giovani al suicidio. Quindi alla fine dipende, può essere un libro, può essere un film, può essere un videogioco, ma non è detto. Cioè in partenza magari quei ragazzini avevano delle predisposizioni alla violenza. Va gestito, su questo siamo d'accordo. E poi volevo aggiungere, rispondendo al signore, che i giochi vengono anche utilizzati per la riabilitazione, la chemotherapy, soprattutto all'estero ci sono grandi centri, ma anche in Italia, a Milano c'è Villa Beretta per esempio, che utilizza mezzi come la Wii più avanzata, dove i bambini fanno riabilitazione, si divertono, hanno dei feedback, delle reward, e quindi in quel caso è un uso più che positivo, perché si hanno dei progressi nella cura terapeutica, e quindi i bambini, anche se stanno male, poverini, che magari hanno dei problemi fisici, riescono a recuperare divertendosi. Sì, assolutamente, questo è. Poi c'è la realtà aumentata. Simulazioni, sono utilizzate tantissimo per le simulazioni. Qui apri un altro discorso che nel libro, diciamo, sì, affrontiamo verso la fine, quindi sono le prospettive sul futuro. La realtà virtuale e la realtà aumentata trovano nel videogioco una sorta di testa di ponte, ma in realtà stiamo parlando del nuovo medium ancora. Di ancora un nuovo medium, perché il videogioco, diciamo, è l'applicazione divertente, quindi quella coinvolgente è quella che ti spinge ad incuriosirti, a capire di cosa stiamo parlando. Però le applicazioni. Scusa, reali, forse dobbiamo spiegare un attimo cos'è la realtà virtuale e la realtà aumentata, perché sennò rischiamo di perderci. Diciamo che per realtà virtuale si intende, lo dico proprio in due parole, un casco
che ti copre la testa e le orecchie in modo che tu sei direttamente proiettato soggettivamente all'interno del mondo di gioco e lo vivi effettivamente in maniera molto realistica e molto simile alla realtà. Realtà aumentata sono delle applicazioni che di base sono dei videogiochi che vanno moltissimo sui telefonini perché ci si muove, e, però insomma, trovano riscontro nell'ambiente. La realtà aumentata generalmente sfrutta uno schermo che inquadra un ambiente e fornisce una serie di informazioni aggiuntive su quell'ambiente. Normalmente se noi adesso uscissimo Pokémon, sì, esatto. Sì, per esempio, e poi non sono declinazioni ludiche. Cioè attraverso il telefono io giro e vedo che lì c'è un oggetto da prendere attraverso il telefono, che non esiste nella realtà. La mia collega pensava che esistessero i pupazzetti, cioè perché sono tutti in fissa di Pokémon, io non li trovo, dico perché devi guardare il telefono. Signore, diciamo non esattamente della nostra generazione, che si è aperto il mondo, no? No, per questo spiego cos'è la realtà aumentata. I Pokémon non cercate, non esistono, dovete avere l'applicazione scaricata. Per questa affermazione i Pokémon non esistono, sta più o meno insieme a Babbo Natale. Sì, sì, ma non esistono, esistono, diciamo, nel loro mondo virtuale, diciamo. Sì, no, non volevo essere duro nei confronti dei Pokémon, esistono, insomma, varie scuole di pensiero. Banalmente pure lì, da questo punto di vista consideratevi forse un po' cinico, però c'è un universo economico dietro i Pokémon che fa spavento. Cioè sono nati come videogioco della Nintendo, cioè Nintendo ovviamente ci ha campato nell'ultimo decennio con i Pokémon, perché da quello nascono poi serie TV, merchandising come se piovesse, film, che vanno al cinema e comunque riempiono le sale più o meno, non lo so tanto, però. Tendenzialmente insomma il discorso che avevo introdotto vagamente della proprietà intellettuale in questo caso è stato sfruttato alla grandissima e si lega ad un altro elemento che non abbiamo ancora tanto considerato forse, che è il videogioco come aspetto e fattore culturale. Cioè nella nostra realtà il videogioco, che lo si fruisca o che non lo si fruisca, che lo si conosca direttamente o meno, è parte di quello che noi conosciamo, perché può non giocare ai videogiochi, ma il concetto di game over o di vita extra lo conosce comunque, penso. L'idea della, non so, del bonus, della, oppure anche iconicamente ci sono tanti elementi che rimandano al videogioco, che sono stati portati avanti nel videogioco e che molto spesso si utilizzano nella vita di tutti i giorni, anche quando effettivamente il videogioco non è parte del nostro bagaglio personale. No, non so se ci sono altre domande. Mi sembra di no, perché quando uno chiede se ci sono, non c'è, si dividiscono. No, allora porterei il discorso su una cosa che hai già accennato, appunto questa condivisione spesso di universi narrativi, videogiochi, cinema, fumetti, chiaramente con intenti spesso commerciali, perché più un franchise è sostenuto più vende, no? Se ci fanno il videogioco deve essere bene. Però il videogioco ha sempre un po' inseguito, sempre, diciamo per una buona parte della sua esistenza, è un medium abbastanza giovane, tutto sommato, ha inseguito un po' il cinema, cioè cercava sempre di avvicinarsi, essendo appunto comunicazione visiva, a quel tipo di linguaggio, attraverso tutta una serie di esperimenti, diciamo, che sono pure simpatici. E qui veniamo forse all'unica piccolissima pecca del tuo libro, che non hai trattato giustamente per sintesi. C'è stato un periodo negli anni 80 in cui si tentò di mescolare il cinema con i videogiochi. È un problema, perché il cinema come fai a farlo interattivo? Sono tantissimi spettatori, quello che decide uno non può essere necessariamente quello che decide l'altro. Si inventarono questo sistema, era un videogioco da sala, quindi con un cabinato, dove dentro c'era un disco laser che proiettava delle immagini. È come se fosse un DVD, era un disco enorme ai tempi, perché insomma. E dove c'erano delle immagini graficamente molto gradevoli, le aveva realizzate Don Blump, che era stato un animatore della Disney. E tu attraverso la leva, il joystick, sceglievi, avevi l'illusione di scegliere quello che faceva il protagonista. Dovevi essere estremamente preciso. Dovevi essere, in realtà si trattava di fare la mossa giusta al momento giusto, se la azzeccavi il filmato andava avanti, se invece la sbagliavi il protagonista moriva, con delle sequenze spettacolari. Era un gioco difficilissimo, ma era molto appunto basato sull'aspetto visivo, tanto che nei cabinati quelli, diciamo, di lusso c'era uno schermo sopra in modo che tutti potessero vedere quello che stava succedendo, perché molto spesso era un videogioco da guardare, il primo videogioco da guardare più che da giocare. Poi questo esperimento non ha funzionato, per i costi di manutenzione si rovinavano in una maniera incredibile, queste macchine erano delicatissime ed era anche poco interattivo di fatto, no? Era effettivamente una cosa. Poi piano piano in qualche modo il videogioco ha trovato una,
un modo di comunicare con il cinema, perché effettivamente i giochi che abbiamo adesso presentano delle inquadrature, un linguaggio appunto come dicevamo prima, le musiche, una storia, una narrazione, una recitazione, quindi sono diventati effettivamente molto vicini alla forma d'arte cinematografica, però fruibile anche in gruppi limitati di persone, non dico necessariamente da soli perché spesso si gioca insieme anche a distanza. Ecco, volevo sapere secondo te, e poi ci sono, c'è anche la controparte, il cinema ha cominciato a prendere dai videogiochi, non soltanto nel senso più facile di film tratto dal videogioco, che poi hanno i loro problemi, perché spesso quando poi trasponi, cioè una cosa che funziona se giocata, magari non funziona narrata, a caso di Assassin's Creed, che è un film noiosissimo, secondo me, nonostante l'impegno del povero Michael Fassbender, è una cosa insopportabile, perché l'assunto del film è che lui rivive delle scene del passato su cui non può intervenire. Nel gioco tu intervieni di fatto, non costruisci la storia, nel film sai che non puoi intervenire, quindi non ha molto senso questa cosa. E poi c'è stato, non so, Edge of Tomorrow, che era un film che simulava appunto questa morte e rinascita con questo riprovare continuo del videogioco, il protagonista riviveva sempre la stessa giornata, quando moriva imparava perché era morto e quindi al passaggio successivo, fino a che non è, tanto che lui è un soldato che all'inizio è un'ambientazione di fantascienza, è un soldato che non è capace, all'inizio muore subito, poi piano piano capisce come si deve sviluppare. Quindi volevo sapere se secondo te continuerà questo e come si svilupperà anche in relazione alle nuove tecnologie che arriveranno, cioè avremo un cinema virtuale, abbiamo avuto degli esempi di tentativi di cinema girato a 360 gradi, insomma. Guarda, secondo me no, nel senso banalmente no, che, secondo me. Cioè, il videogioco e il cinema sono due modi diversi di concepire l'audiovisivo, che la realtà virtuale la considero come un terzo elemento ancora che potrebbe forse arrivare ad essere considerato una sorta di film interattivo, però molto difficile da gestire in termini di sceneggiatura, perché nel momento in cui vuoi girare 360 gradi tutto intorno è difficile costruire una storia che abbia una linearità pura, cioè andare a destra piuttosto che a sinistra, già un po' avanti. Il rapporto fra cinema e videogiochi invece è stato molto interessante e molto divertente. Diciamo, il videogioco nasce in questo rapporto come uno strumento ancillare del film, ovvero uno strumento di marketing, di sfruttamento ex post. Esce il film di successo, generalmente film d'animazione, film narrazione, di lì a poco esce un videogioco, generalmente anche poco curato perché non c'è stato tanto tempo per svilupparlo, che sfrutta la notorietà del film per generare nuovi profitti. Nel recente passato, come appunto stava dicendo Andrea, è successo il contrario. Cioè, oggi come oggi, videogiochi di grande successo di massa diventano base di partenza per la costruzione di film che si augura essere di successo. Ora, il problema grosso che si è avuto fino ad oggi, e che si continua ad avere apparentemente con questo tipo di operazioni, è che rendere lineare un'esperienza come quella del videogioco annoia banalmente chi quella storia l'ha già vissuta in prima persona. E quindi diciamo, a un livello di coinvolgimento che il cinema non riesce a dare, non riesce a trasmettere, e che diventa addirittura per il videogiocatore banale. Cioè, chi me lo fa fare tutto sommato di vedere su schermo qualcosa che io ho visto in prima persona? Quindi l'adattamento pedissequo della storia di un videogioco in film non funziona. Per questi motivi e perché, come diceva giustamente Andrea, nel videogioco ti puoi permettere una sospensione di credibilità superiore a quella del film, cioè ti ritrovi a fare anche, a reiterare azioni, a fare cose che in un film, in una narrazione, ti annoierebbero vedere fatte, banalizzo molto, metti che devi recuperare 10 chiavi per aprire una porta, nel videogioco lo fai e ti diverti, vederlo fare diventa una rottura di scatole che non finisce più. Quindi funziona molto di più un altro tipo di rapporto tra i due, che è non tanto appunto la cross-medialità, ovvero appunto il passaggio di un contenuto da un medium ad un altro, ma la transmedialità, ovvero il riferimento ad uno stesso universo narrativo per raccontare cose diverse, magari legate. Star Wars è l'esempio classico di questa tipologia di applicazione, cioè i tre film, sei film, nove film, quello che vogliamo, però partiamo dai primi tre, sono stati la base per la costruzione di un universo narrativo, ovvero un contesto in cui la storia di Darth Vader e di Luke Skywalker era solo una delle possibili storie. Altre storie sono state indagate, costruite e portate avanti tramite altri mezzi di comunicazione, fra i quali i videogiochi, per cui hai la possibilità di esplorare magari qualcosa che viene accennato in un film,
un evento accessorio, un passaggio che magari ti ha lasciato la curiosità di sapere chissà quel personaggio da dove viene fuori, costruisci la sua storia attraverso un altro mezzo, che può essere ad esempio il videogioco. E Lucas in questo è stato un pioniere, un genio, ha costruito la sua fortuna, perché l'universo narrativo di Star Wars uno lo associa inizialmente ai film, ma ha uno sterminato numero di libri che sono ambientati in quel tipo, in quel contesto narrativo, una discreta serie di videogiochi che ti permettono poi di vivere quegli aspetti che sono fantastici nel film e che ti coinvolgono a livello emotivo, proprio come se fossi un bambino, cioè la voglia di personare uno Stormtrooper. Sì, per esempio il combattimento con la spada laser o guidare un'astronave, insomma, quelle sono esperienze che si prestano molto alla trasposizione del videogioco, quindi in quel caso più che rifare la trama del film, magari ti scegli una sequenza particolare, chiaramente ogni contenuto ha la sua... Oppure sì, certo, giustamente puoi riferirti a singoli aspetti, che realizzi un racing game, quindi un gioco di corse, facendo riferimento a quel singolo episodio di... episodio 1. Sì, un pod race. Però la cosa più bella in realtà, anche a livello di costruzione appunto di questa universo narrativa, è quando i diversi media raccontano aspetti che si incastrano l'uno tra gli altri ma che non si sovrappongono necessariamente. Sì, anche questo è stato uno sviluppo, io mi ricordo negli anni nostri quando dovevano trasporre in videogioco un film, solitamente sceglievano la struttura del multievento, ovvero riprendevano la trama del film, più o meno tutta, ma non c'era ancora la possibilità di far recitare i personaggi, quindi per ogni parte del film, che erano solitamente dei film d'azione, comunque chiaramente parliamo di blockbuster commerciali, anche se poi hanno fatto anche videogiochi dal Padrino, per dire, quindi non era nemmeno così, Platoon, esisteva un videogioco su Platoon, e si facevano tanti piccoli giochi diversi legati tra loro, per cui non so se c'era una parte in cui l'eroe doveva inseguire, adesso fai conto, un cattivo, allora c'era la sezione di guida, poi c'era la sezione di piattaforme in cui... Però poi alla fine insomma risultavano sempre un po', non avevano grandissimo successo, quindi piano piano ha acquisito, diciamo, la forma che dice appunto Roberto, cioè tentare di trovare, magari di incastrarsi tra un film e l'altro, raccontare qualcosa di diverso, oppure quel personaggio particolare, oppure quello che è avvenuto tra un film e l'altro, essendo però più liberi nella costruzione proprio della struttura di gioco. Si lega anche alla maturità del mezzo, però, perché oggi come oggi, all'epoca il videogioco aveva bisogno di appoggiarsi a qualche cosa che fosse più riconoscibile e riconosciuto, e quindi il cinema era il mezzo attraverso il quale trovava una sua dignità. Oggi come oggi la sua dignità se l'è costruita, non ha bisogno neanche del pubblico del cinema per andare avanti. È vero il contrario, cioè oggi come oggi è il cinema che cerca di appoggiarsi al bacino d'utenza del videogioco, con risultati che non sono ancora di grandissimo livello, però qualche, diciamo, un barlume di speranza qua e là lo si comincia più rispetto, cioè, i film di 10 anni fa, cioè, non ho visto di buona. Adesso io credo che, come dici tu, maturità anche nel senso di pensare già il film come possibile fonte di produzione di videogiochi, quindi già si parte, prima se il film aveva successo allora cominciavano a sviluppare il videogioco, quindi già arrivava in ritardo molto spesso, no? E già questo depotenziava tantissimo, poi hanno cominciato a dire no, pensiamo insieme, c'è spazio per farci un videogioco, come ce lo costruiscono? No? Ci sono anche altre dinamiche che si sono verificate che personalmente ho gradito, per esempio Resident Evil è una proprietà intellettuale videoludica che è stata trasposta in serie cinematografica di successo, perché ad oggi ce ne abbiamo 6, è uscito di recente l'ultimo. Ora, se andiamo a vedere questi film e li rapportiamo con la serie di videogiochi, non troviamo praticamente più nessun tipo di effettivo riscontro, cioè non c'è un'aderenza a quello che viene raccontato, forse giusto nel primo viene costruita una storia che si stacca un po', diciamo, la costola a partire dalla quale si è sviluppato l'arco narrativo della serie cinematografica. Però i riferimenti sono molto labili, ha costruito una sua indipendenza, per cui lo spettatore cinematografico si va a vedere il film, tutto sommato si trova intrattenuto, se non si aspetta niente di particolarmente elaborato dal punto di vista di sceneggiatura, e non disturba neanche più tanto il videogiocatore, perché effettivamente è una storia altra, con personaggi altri, riferimenti qua e là, che gli ha proprio una curiosità, un modo per divertirsi a vedere, ah, questo qui è un riferimento al 3 quando succede questa cosa, però non ti senti preso in giro rispetto ad una tua esperienza personale, perché banalmente ad aver giocato un videogioco molto spesso, cioè neanche molto spesso, è concettualmente un'esperienza.
che tu hai vissuto e che il cinema fino ad oggi molto spesso ha banalizzato molto. Si perde l'interattività. Un'altra cosa su cui brevemente mi soffermerei, e anche questo riguarda lo sviluppo del mezzo, in parte ne abbiamo già parlato, è l'uscire man mano del videogioco dalla sala, dal contesto di appunto insomma luogo pubblico, e poi e arrivare nelle case, prima nelle case e poi nei salotti delle persone, no? Cioè, quando io ricordo sempre gli anni 80, il videogioco era quello da bar, non avevamo i computer a casa, no? Sì, qualcuno ce l'aveva, quelli un po' più ricchi, diciamo, però insomma non era così diffuso l'home computer e poi il personal computer. Il videogioco era quello da bar, tanto che molti dei giochi che poi noi giocavamo sui nostri computer erano conversioni dei videogiochi da bar, molto spesso molto blande, perché lì si investiva di più, era un pubblico diverso, erano macchine più resistenti, più potenti, eccetera. Mano a mano che invece poi le macchine da gioco casalinghe si sono sviluppate, la sala ha cambiato completamente aspetto, perché ti deve offrire qualcosa che tu non hai a casa, non può più essere la grafica o il sonoro, perché adesso ormai ce l'hai anche, e quindi adesso i videogiochi in sala sono per lo più dei grossi cabinati che offrono volanti o appunto delle periferiche, la pistola che ci dava il signore per sparare all'orso o a chi che sia, cioè, oppure diventano, ecco, giochi musicali in cui si balla, si investe molto sull'hardware adesso, perché quando vai in una sala giochi, quindi si è tornati quasi al flipper, no? Al concerto di flipper, c'è stato. Mentre invece il videogioco prima è entrato nelle camerette, no? Attraverso i computer, eccetera, poi si è spostato in salotto, cioè ormai le console che abbiamo sotto il nostro televisore ti fanno vedere i film, sono veramente, a parte la Nintendo, che fa console che giocano e basta, ci fanno giocare e basta. Le altre sono delle macchine multimediali che ti permettono di andare sull'internet. Un aneddoto divertente è che in una vita precedente, quando lavoravo nel cinema, mi è capitato di portare un Blu-ray da far vedere diciamo, in Inghilterra. Questo Blu-ray era proiettato in una sala cinematografica, però quel Blu-ray era proiettato tramite la PlayStation 3. Cioè, sì, perché la è uno dei migliori lettori. La scelta Blu-ray era stata la PlayStation 3 perché era tecnicamente uno dei migliori player disponibili. Diciamo lì, sì, c'è, cioè, una posizione delle tecnologie che permette, diciamo, ad una stessa macchina di svolgere diverse funzioni, fra le quali appunto anche tutto l'aspetto strettamente audiovisivo. Qualche altra domanda? Allora, possiamo andare in chiusura, credo, perché più o meno insomma tra un po' scappano. Non so se è partito la premessa. Giusto, no, rispetto al tipo. Però ce l'ho io una domanda, l'ultima. Senta, volevo solo fare una spiegazione. Sì, 97%. Allora dobbiamo ancora parlare. Perché avevo portato un esempio proprio di videogioco prodotto dalla società per la quale nel mentre mi sono trovato a lavorare. Io volevo andare a parare. Ah, ok, allora faccio parlare te, poi lo spiego. No, appunto tu adesso da poco hai cominciato. Sei passato dal cinema, hai cominciato anche a lavorare dall'altra parte, quindi sei diventato un creativo di videogiochi, quindi ci racconti un po'. O ci fai vedere questo quello che fai, quasi sbaglio. Nel mentre attivo il tutto, ma vabbè, scusate, è diventata una cosa molto familiare, parlo da qua, ma vi do modo di. Eh sì, se riesco a far partire la macchina, molto volentieri. No, non vorrei partire. E poi ci muoiono così. No. Quello è un problema che. In realtà il gioco è far partire la macchina, cioè è una cosa molto innovativa, è una simulazione di un poveraccio che deve far partire il computer. Poi c'è un altro che parla nel frattempo, è una cosa, si può giocare anche in due, divertente, una cosa non violento, no, si esatto, adatto cioè, anche ai bambini, posso così imparano come. E questa macchina. Effettivamente non sta dicendo che è stato aggiornato, ovviamente. È stato aggiornato sempre. Consegno, intanto mentre lui decide, sì. Allora, ti puoi raccontare intanto però. Sì, che era un po' il discorso che facevamo. Allora, io ho avuto un'esperienza diciamo professionale nel mondo del cinema, il videogioco fino a dicembre è stato un aspetto accademico, cioè un fattore di studio, un elemento di interesse. Da dicembre effettivamente lavoro nell'ambito della realizzazione dei videogiochi, in una delle poche realtà abbastanza riconosciute a Roma, è una società che si chiama Stormina Dicap, che diventa per essere un picchio d'acqua se volessimo tradurre il concetto, che ad oggi ha realizzato tre videogiochi
dei quali praticamente solo il secondo al limite potrebbe essere riferito al concetto di violenza di cui abbiamo detto, e il terzo, quindi l'ultimo che è stato effettivamente sviluppato, è che bontà della macchina, se funziona, volevo farvi vedere, aveva un'impostazione che è totalmente altra. Ovviamente il videogioco ti mette in, al controllo di una lanterna, di quelle giapponesi classiche da capodanno, diciamo, che un artigiano ha costruito per riportare la gioia e la serenità nel suo regno, dove la principessa reggente, a causa della sua tristezza, diciamo, ha pianto tutte le sue lacrime e ha cancellato i colori dal regno. Molto allegrone. La fase di partenza. Iniziamo viva! Quindi fondamentalmente la fase di partenza è proprio il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso, è il tentativo di riportare la gioia, la serenità e la tranquillità nella religione. Anzi, inviterei in effetti a provarlo direttamente se volesse, perché è l'utente perfetto per quanto mi concerne. È una semplicità disarmante nel visito. Facciamo un applauso, dai, incoraggiamo un volontario. Non mettiamo i voti, Però appunto, cioè, vabbè, adesso non me lo voglio obbligare ovviamente, però chi volesse provarlo lo può fare. È una situazione in cui si guida una lanterna in un mondo virtuale, grigio, e lì si riporta il colore semplicemente navigando nel mondo, cioè, gestendo i movimenti di questa lanterna. Non ha finalità aggressive di nessuna sorta, se vuoi tranquillamente, veramente. Vai. Tanto, la musica anche ha una valenza importante, che è stata composta appositamente. Forse vi potete avvicinare lo schermo in modo così lo vedete. Però noi non vediamo niente. No, io mi siedo. No, ma mica dico, no, è il concetto che se c'è uno che gioca, gli altri. Perché ci voleva lo schermo, appunto, come negli anni '80. No, magari un mettiamo una posizione, però non vede lui che gioca, quindi può, cioè, può rilassare. Vabbè, non si può morire in questo gioco. I libri devi pareggiare, però se no il computer. Allora, questa introduzione la puoi schippare col dito. Non ci vedo. Prova a spostarmi un po'. Ok, adesso vedi, controllo il tuo schermo A. Tenendo premuto A, ti muovi nel mondo e cominci ad esplorare, poi ci dici tu cosa ti capita di fare. Vedi? Faccio una rapida descrizione perché. Non ci sono voci ancora? Cioè, è in cuffia. Ah, quindi tu senti delle voci? Non era pensato per il mondo di storia. Sta raccontando questa storia che lei aveva detto prima? No, la storia che mi ha raccontato nel prologo, diciamo, quella serie di animazioni che abbiamo visto. Sì. Nel momento in cui effettivamente prende il controllo della lanterna, lui sente una musica molto zen in realtà, perché il concetto del gioco, il concetto della base del gioco è un videogioco di relax. Ma effettivamente forse staccando le cuffie un pochino che... Sì. Adesso. Quello che non c'è proprio sentivo. Allora, quando cadi. No, perché ho pensato anche per il VR. Cioè, questo è un gioco che si può utilizzare anche in realtà virtuale. Oggi per la comunità di gestione non lo potrò portare, però tecnicamente mettendosi questo visore si può controllare la lanterna guardandosi perfettamente intorno nel mondo. E quindi si ha un'immersione completamente diversa. Quindi lui deve colorare questo deve mondo. Deve colorare questo mondo. Questo è il setting, cioè, la schermata introduttiva in pratica è abbastanza rapida, ti permette fondamentalmente di acquisire la manualità nei controlli. Quindi il motivo per il quale lo voglio far provare, perché proprio dà modo di capire molto rapidamente come ci si rapporta al gioco. Forse può essere interessante mentre lui gioca se ci spieghi come funziona la relazione di questo gioco, per esempio tu come intervieni, no? Allora io materialmente non sono intervenuto perché l'hanno sviluppato prima che arrivassi. Sei stato bravissimo, complimenti. Vabbè, però mettiamo che tu dovessi intervenire. Concettualmente, diciamo,
in una riunione dello studio si decide quale indirizzo e quale effettivamente argomento trattare. Questa era stata un'idea del CEO della società. Ed era fondamentalmente, diciamo, in termini di società, un modo per approcciare la realtà virtuale e cominciare a fare un minimo di esperienza, però facendola in una maniera diversa da quello che erano stati i classici sparatutto che dominavano abbastanza la scena di questo nuovo mezzo. Quindi la volontà era, diciamo, se tanti collegano il discorso del videogioco alla violenza, come possiamo far passare un messaggio che sia diametralmente opposto? E lui si è uscito fuori a un certo punto ricordandosi che però mi ha colpito molto, era molto affascinante questo concetto della lanterna e ci si è costruita una storia dietro e dalla storia si è cominciato a capire come funzionasse la meccanica. Per cui le meccaniche sono semplicissime. Adesso sarà il problema veicolarlo, appunto farlo arrivare al telegiornale senza che nessuno ammazzi qualcuno con a colpi di lanterna magari, non so. Credo che però giovane che deve fare sto gioco qua già l'ha chiuso e è andato a fare un'altra cosa, no, perché questo è un pregiudizio perché per esempio siamo stati recentemente a Berlino con una mancano le partite ancora non è nessuna bomba sì, basta la sorgere sopra, il concetto è quello. Adesso poi quando prendi abbastanza energia hai la possibilità io credo che sia io quando ero ragazzino giocavo con Batman, giocavo con giochi non violenti. Questa è Tetris, che è il gioco più venduto della storia. Tetris è il mattoncino da incastrare. La sua parte è presente, ma non so quante partite abbia fatto a quel giochino con i tubi. Sì, non credo che sia quello la pratica, non credo sia contenuto necessariamente o non solo. Assolutamente. Comunque d'accordo, sia, solo che questo sembra un po' adesso no. È come una favola, è un videogioco favola, no? E lo sento positivo, lo si percepisce positivo. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. No, interessantissimo. Io sono per i videogiochi ovviamente di tipo educativo. Certo. No? Per cui tutto ciò che può essere di costruire un qualcosa di buono, di positivo, che possa migliorare la realtà, ma che possa migliorare anche chi interagisce con il gioco, abbiamo ottenuto un risultato ottimo di un certo tipo. Sono contento che si sia arrivati a questo punto perché era quello che mi interessava. Sì, migliorarsi. Cioè, se un gioco, il gioco mi deve aiutare ovviamente a divertirmi, ma se attraverso il divertimento io posso anche migliorare me stesso e migliorare chi mi sta intorno, perché lo sappiamo molto bene che se diventiamo positivi pianino pianino trasformiamo anche gli altri, lanciamo un messaggio positivo per gli altri, allora benvengano i videogiochi, io ci giocherei dalla mattina alla sera, invece io questo positivo me lo vado a ricreare per altre strade, perché non conosco ovviamente questo mezzo e che finora, devo essere sincera come diceva anche il Signore, io ho visto, mi sono lasciata condizionare, ma anche da una serie di articoli che appaiono nei giornali, su Repubblica e così via, dove si dice che appunto la dipendenza, intanto stiamo curando la dipendenza dai videogiochi come dai cellulari, e poi istiga una certa aggressività nella persona, sto parlando di ragazzi, che ci passano intere giornate magari, a scapito dello studio e di altre cose. Sarebbe divertente sentire quali giochi giocano, però magari si ritrova che hanno campionati eterni di FIFA, perché sono diventati allo stesso modo. Sì, no, era proprio quello, no? Come dice, uccidiamo gli animali nel video, poi si ritrovano a mettere dentro un sacco un gatto. Quante volte abbiamo visto anche questa esperienza? Senza generalizzare, senza generalizzare. Perché visto che la popolazione attuale dei videogiocatori, a voler fare stime, in Occidente siamo con il 60% delle persone in senso lato, la statistica per la quale la corrispondenza fra è un videogiocatore, è un criminale, credo che sia allo stesso livello è un lettore del giornale o un seguitore della televisione, oppure uno che passeggia per strada. Siamo lì. No. La correlazione diretta tra queste due cose in realtà non è stata provata in un verso come nell'altro, cioè ci sono un sacco di ricerche
che cercano di dimostrare questa correlazione diretta fra violenza e videogioco, ma ce ne sono altrettante che dimostrano l'effetto catartico del videogioco. Sì, sì. Per cui la realtà dei fatti è che dipende. Cioè, se una persona violenta lo è, che gioca un videogioco, magari può essere accentuata la sua predisposizione alla violenza e all'aggressività. Potrebbe essere incentivata se certo abbandona. Anche da un film, da un libro, anche da un film. A me interessava il discorso sul miglioramento, che mi scatena una riflessione. Il potenziale del videogioco è di miglioramento, perché si tratta di migliorarsi per vincere, quindi questo può essere per vincere, per raggiungere degli obiettivi. Già di per sé è educativo il videogioco, il coordinamento mano-occhio, cioè ci sono degli elementi educativi che possono essere sfruttati, diciamo, anche veicolando dei contenuti di un certo tipo, però di base è come una competizione agonistica. Cioè, allora chi fa box diventa violento, chi fa la caccia, la pesca, è un discorso che si può fare su molti anni. Più di chi gioca a scacchi, ma insomma, ma volevo dire, ma il videogioco non dovrebbe cimentare delle abilità che in questo caso... No, una delle declinazioni del videogioco può essere competitiva, ma cioè, esistono più videogiochi che non hanno un'impostazione competitiva. È la base di partenza del discorso, è un medium, quello che ci veicoliamo lo decidiamo noi. Sì. E decidiamo noi quali effettivamente decidiamo giochiamo. Però poi è il mercato che seleziona. Ma la selezione del mercato non è così votata da questa. Cioè l'effetto di questo è immagino che sia pure rilassante. Ma sì, questo è quasi addormentato. Lui si è addormentato. No, non so se l'hai notato. Ovviamente l'appassionato di Sparatutto non andrà, o magari sì, dopo che ha giocato per un'ora e mezza. No, ma per esempio non necessariamente. Io mi ricordo un altro videogioco di questi, era Olympic qualche cosa, e dovevi fare il salto con l'asta, e cioè c'è sempre però la competizione con se stessi, no? Anche con un altro giocatore, o con un altro giocatore, come si chiama Olympic Games, quel tipo di competizione regolata con vere e proprie competizioni sportive riconosciute con arbitri folle di gente che fanno vedere come andare vivo. Io ho degli amici che utilizzano, non so se si può chiamare videogioco, come se fosse una per il pilotaggio degli aerei, e passano giornate intere, e c'è una simulazione molto molto vicina alla realtà. È un esempio, ma credo che siano utilizzati anche proprio per scopi militari, di allenamento, tante volte. Ma se ci pensate, non so quanti di voi abbiano visto Sully, l'ultimo film di Clint Eastwood. Però di fatto le simulazioni di quello che lui ha fatto atterrando, cioè ammarando nell'Hudson, sono state fatte tramite un simulatore, che hanno schiantato 14 aerei per vedere se effettivamente si potesse fare. Il videogioco è applicato anche a quel tipo di attività che effettivamente necessita della simulazione. Il simulatore di volo, esatto. Comunque, se volete sapere, Sully lo fanno a Sant'Ippolito. Perché no? Comunque, ricordiamo, quindi Roberto sempre bene, Videogame, una piccola introduzione, e Dario Viganò anche, lo troviamo in libreria, online, dovunque, questo libro anche in formato, io ho avuto un PDF, quindi forse anche... No, invito a leggerlo, insomma, ecco, soprattutto chi non conosce. In senso lato volevo invece. Alla fine l'assassino è il maggiordomo, però a proposito di violenza. Cioè, un altro invito che vi volevo fare era per una concomitanza di eventi e fortuite coincidenze. Dal 15 al 19 marzo ci sarà un festival del videogioco in Italia, a Roma. Quindi sono 5 giorni dedicati a incontri. Giochi, tornei, workshop, e si terrà appunto dal 15 al 19 marzo, si chiama Let's Play, per cui chi volesse può approfondire l'argomento e poi andare a vedere. Non hai detto dopo? Guidoveni, se ricordo. Sì, a Guidoveni, siamo parte, poi ci perfetto. Potete provare la realtà virtuale. Provare, quindi posso portare gli alunni? Per esempio, perché no? E se vuole, credo anch'io. Se ci siamo organizzati, ci dovrebbe essere anche un nuovo incontro. Se vogliamo approfondire l'argomento, la Guidoveni. E niente, spero insomma di. Quello del migliorarsi intendevo non solo come abilità
e quindi in una competizione che sia una competizione non soppressione, non supprimere l'altro per vincere, no? È quindi una competizione come noi diremmo leale, cioè, è un buon modo. Però, però io non ho capito la battuta. No, dico è un buon modo per vincere, sopprimere il giocatore fisicamente che ti sta. Nel senso che noi molto spesso siamo abituati a quel tipo di competizione. Se è una competizione positiva, cioè io vinco perché sono più capace di te, perché sono anche più intelligente, perché no? Non tutte le persone non tutte le persone sono uguali, o magari sono più esperto in questo tipo di gioco. Ma quando io dicevo che il videogioco deve avere come obiettivo, secondo me, quindi non solo migliorare queste abilità, ma anche aiutare chi interagisce a migliorarsi su alcuni temi che noi viviamo quotidianamente, che ci premono molto, ne cito uno, forse che non credo che sia banale, la solidarietà per esempio, un videogioco, vince chi riesce ad essere più solidale. Esistono anche, non so se ho reso l'idea, cioè, banalmente anche in chi è che vince in questo videogioco? Chi riesce a risolvere un problema inerente alla solidarietà, o chi è più riesce più a essere disponibile, è un mezzo, per cui il fine che vogliamo raggiungere, oppure vogliamo parlare educare alla tolleranza, perché no, in un momento in cui stiamo vivendo delle situazioni di totale intolleranza in molti casi, un video religioso, religioso nel senso tolleranza religiosa anche, ok? Che è molto importante. E un ragazzino che sia della scuola media, ma dice: ma caspita, qui devo far andare d'accordo queste persone che sono di religione diversa. Banalmente in realtà quel tipo di non messaggio... è banale questo, no, no, siamo attenti. No, scusi, il concetto era che esprimere in maniera così diretta alle volte non funziona. No, diretta, adesso a voi, io ho lanciato un mezzo. Ah, no, no. A voi il compito di crearmi un videogioco che sia anche gioco. Cioè che quel tipo quindi di messaggio gioco, ma... è molto più efficace nei videogiochi quando non è esplicitamente ma infatti io non volevo che fosse esplicito, che però il messaggio sia quello. Allora, posso essere tranquillo, esistono già. Cioè, il migliorarsi in quel senso. Io proporrei proprio, magari, cioè, potete mettervi in partnership per la signora, per proporre un progetto che non è, non so, ce lo dico scherzando, ma secondo me invece sarebbe una buona idea. Perché no? Degli insegnanti che si mettano in contatto con delegati, produttrici di videogiochi, conoscendo un pochino il mezzo, studiando un po', per esempio comprando il libro di Roberto, per esempio, voglio dire, è uno dei tanti mezzi. E poi, perché no, proporre un'attività di questo tipo mi sembra un'ottima idea. Oppure magari segnalare la signora proprio i videogiochi utili per la scuola. No, adesso magari stiamo pure un pochino scherzando, però di fatto... Cioè, il risultato potrebbe essere attraverso il gioco, che è una cosa difficile. Proprio perché si passa attraverso il gioco. È uno dei sistemi di educazione più antichi che esistono. Questa è semplicemente la miglior declinazione che abbiamo oggi, solo che molto non la paga. Cerchiamo di divulgare questa cosa. Sono molto molto contenta di aver assistito a questo incontro. Grazie. Ciao, grazie a tutti.